Dato che a quanto pare non riuscite a guardare 7 minuti di video e preferite fare una domanda che non riceverà mai risposta, faccio questo video sperando che lo vediate, dato che è molto più corto di 7 minuti. Vediamo le domande che avete fatto su Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Tanto per cominciare, il gioco si chiama Heroes Victory Road e non Heroes Great Road. Tra i personaggi sbloccabili ci saranno anche quelli di Ares e Orion, lo dico al terzo minuto, quindi per te no, ma per gli altri sì. Sì, ma nella modalità cronaca, nella modalità storia non sappiamo ancora nulla. Uno Strikers 2.0? No, meglio. Le mosse si evolvono come nei vecchi giochi o come Strikers? Le mosse si evolvono perché è un classico Inazuma Eleven, per fortuna. Potrà essere giocato in modalità portatile senza Joy-Con, quindi col dito, o in modalità con i Joy-Con, sempre così, per dritto. Se non fanno esplorare farà abbastanza schifo. Inazuma Eleven è story driven, se non ti fanno esplorare lì come vecchi giochi, non è una cosa buona. Per quali piattaforme uscirà il gioco? Uscirà inizialmente era Switch, PS4, iOS e Android. Sarà ancora così? Dovrebbe essere ancora così. Arriverà in Italia? Molto probabilmente no, e neanche fra 3, 4, 5, 6 anni. Perché? Perché Level 5 ha un territorio giapponese, principalmente, prevalentemente e soprattutto. Inoltre, se per portare un gioco fuori dal Giappone spendono 100 e guadagnano 50, va da sé che non conviene. Level 5 farà un'uscita mondiale come ho sentito una volta? Una volta io dissi che ipoteticamente sarebbe stato meglio fare un'uscita mondiale, ma visto che guadagnano 50 spendendo 100, no, non la faranno mai. Felicissimo di essere smentito. Questo spero possa rispondere a tutte quante le domande. Ciao.